quando si perde un lavoro si diventa disoccupato, ma non tutti quelli che non lavorano lo sono. Cosa vuol dire? Cosa intendono gli esperti per disoccupazione? Ce lo spiega il professor Michele Raetano, docente di politica economica alla Sapienza. Per disoccupati si intende solitamente la quota di persone di una determinata fascia d'età, 15-64, 15-29 se parliamo di disoccupazione giovanile o di varie fasce d'età, che non riescono a lavorare pur dichiarandosi disposte a lavorare. Quindi in qualche modo stanno cercando lavoro, ma non riescono a trovare un lavoro consono alle loro caratteristiche o comunque un qualsiasi tipo di lavoro che vorrebbero svolgere. Da questo punto di vista quindi diventa cruciale capire che il concetto di disoccupazione è un concetto che riguarda molto il modo in cui gli individui si autodefiniscono e si autodichiarano. In altri termini, per disoccupati noi potremmo non registrare fra i disoccupati una serie di persone che, pur non lavorando, non si dichiarano in cerca di lavoro, ma non perché non sono interessati a lavorare, ma perché pensano che comunque, dato l'attuale contesto di crisi o comunque un contesto più generale, non riuscirebbero in ogni modo a trovare lavoro. Da questo punto di vista si parla in questo senso di cosiddetti scoraggiati, ovvero persone che hanno smesso di cercare lavoro. In questo senso va fatta un'attenzione particolare all'utilizzo del tasso di disoccupazione, che sappiamo bene che è l'indicatore più utilizzato per valutare le condizioni occupazionali di un paese, ma che presenta moltissimi limiti. Il tasso di disoccupazione infatti è definito come la quota di persone disoccupate, quindi che non lavorano ma vorrebbero lavorare, rapportata alla quota di persone occupate e disoccupate. Quindi nel concetto di tasso di disoccupazione non rientrano né i cassintegrati, che essendo formalmente occupati rientrano fra gli occupati e non fra i disoccupati. Questo è un elemento molto importante che differenzia l'Italia rispetto ad altri paesi in cui un strumento come la cassa integrazione non esiste, e non rientrano gli scoraggiati, per cui potremmo avere benissimo una situazione paradossale per cui andiamo in una situazione di forte crisi economica, la gente, che gli attuali disoccupati smettono di cercare lavoro perché si rendono conto che non riuscirebbero a trovare lavoro, quindi non si dichiarano più in cerca di lavoro, e paradossalmente potremmo osservare una decrescita del tasso di disoccupazione. Questo è il motivo per cui poi di fatto tutti i principali indicatori delle organizzazioni internazionali sugli obiettivi di coesione sociale, di inclusione, gli obiettivi occupazionali non si rifanno al tasso di disoccupazione come indicatore, ma al tasso di occupazione, ovvero la quota di persone che lavora rispetto alla quota di popolazione in una determinata fascia d'età, di nuovo 15-64, più giovani, più anziani, e viceversa. Quindi bisogna fare molta attenzione anche all'identificazione della disoccupazione, perché potremmo essere portati a dare un'affermazione sbagliata o comunque a ridurre la gravità di un problema laddove noi affermiamo che la disoccupazione cresce poco. La disoccupazione può crescere poco sia perché non computiamo fra i disoccupati i cassintegrati, sia perché non consideriamo all'interno della disoccupazione gli scoraggiati, che probabilmente sono le persone più deboli da questo punto di vista, perché sono quelle che hanno anche perso la fiducia nel poter cercare un lavoro.